Bentornati, un'ultima battuta, yes I can, Alba. Io credo che è meglio avere sogni che rimpianti e in questo momento lui è il sogno mondiale, non americano, perché l'America poi si riflette anche inevitabilmente sull'Italia. Naturalmente. Sì, quando gli Stati Uniti starnutiscono tutto il mondo prende il raffreddore, sì. Come si suol dire. Più che yes I can e yes we can. Perché quello che abbiamo fatto noi... Quindi non io posso, ma noi possiamo. Noi abbiamo fatto questo. Cioè, noi come popolo americano abbiamo fatto questo. Certo, sarà difficile, spero che non ci deluda, soprattutto perché tutti non siamo mica cretini che... Ah, lui è arrivato... Non è questa cosa. Speriamo. Io penso che lui sia il presidente giusto in questo momento per gli Stati Uniti. McCain non era male. Però McCain rappresentava il bello e il buono degli Stati Uniti del passato. Obama lo rappresenta di oggi e del futuro. Questa è la differenza netta, secondo Vittoria me. Vittoria Feltri. Ma io spero veramente che ce la faccia. Che ce la faccia l'America, perché a quel punto ce la farà anche l'Italia. Che siamo legati. No. Sì, perché l'America è il motore del mondo e noi abbiamo sempre avuto... rapporti di un certo tipo. L'Europa, devo dire, sì. Che non può fare a meno degli Stati Uniti, si è visto che cos'è accaduto col dollaro, così, col nostro disgraziatissimo euro, le esportazioni difficili, quindi la crisi americana non ci trova... La tendenza, la guerra, cioè, insomma, sono tutte cose che ci legano profondamente, che... non possiamo fare quindi più. Se l'America vola, forse certo. Anche noi speriamo di volare anche ci noi. Solleviamo da terra. Speriamo di volare anche noi, grazie Alba Peretti, grazie Chiara, grazie a te. Vittorio Feltri, noi ci vediamo subito dopo il TG5, collegamento con la Mondadori, Alfonso Signorini e tantissimi ospiti. Ed è retrosata. Linea TG5.